Dunque, adesso vediamo un po' come ottenere il finale bad. Dunque, abbiamo fatto praticamente una salita alquanto positiva con il finale good e il finale good più, quindi finali che bene o male riuscivano a darci un minimo comunque di lieto fine, ecco, insomma, un lieto svolgimento a tutta la faccenda. E invece stavolta percorriamo la strada verso il basso, quindi con i finali cattivi, quelli dove purtroppo, insomma, perdiamo qualche cosa, insomma, finali brutti, ecco, finali brutti. E per l'appunto, adesso andiamo a realizzare quello, bad, in pratica quello cattivo, non cattivissimo, ma cattivo. Per fare questo, dunque, se siete arrivati fino a questo bar, ecco, non dovete entrarci, assolutamente, per nessuna ragione al mondo. Insomma, non dobbiamo entrare qui dentro, assolutamente. Dobbiamo saltare tutta questa parte, assolutamente. Andare via, insomma. Ebbene sì, siamo di nuovo davanti alla grata per andare ad ammazzare Sibyl. Ma anche questa volta la dobbiamo salvare. Così come abbiamo fatto per il finale good più. Cioè, per il finale, sì, per il finale good più che abbiamo salvato sia lei che Kaufman, questa volta dovremo salvare soltanto lei e ammazzare Kaufman, come abbiamo visto in precedenza, quindi poco fa. Dunque, dobbiamo utilizzare sempre la stessa tecnica della bottiglia qui, del liquido sconosciuto, e quindi niente, ho spiegato già come fare nelle guide precedenti, nelle parti della guida precedente. Niente, andiamo ad affrontare questa Sibyl. Salvandola anche stavolta. Vai, adesso. Was being used. In spite of the lost soul returning at last. Just a little longer and all would have been for naught. It's all because of that man. We must be thankful to him. Even though Alessa has been stopped, his little girl has to go. What a pity! Freeze! What in the devil's name? Dahlia. Well, well, well. To think you'd make it this far. Where's Sharon? What have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times, restored to her former self. No mood for jokes. Don't you see? She's right there. That's absurd. You are the only one who thinks so. Why? Why are you doing this? It's been a long 7 years. For the 7 years since that terrible day, Alessa has been kept alive, suffering a fate worse than death. Alessa has been trapped in an endless nightmare from which she never awakens. He has been nurtured by that nightmare, waiting for the day to be born. That day has finally come. The time is nigh. Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning.
when all our sorrows will be washed away. When we return to the true paradise, my daughter will be the mother of God. Interfere! Cheryl! If that person no longer exists, this is a God descending among us to reach